Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Tractor Vlog. Oggi dobbiamo sarchiare i ceci. Sarà la prima di 3-4, probabilmente 4 sarchiature che faremo sui ceci per evitare che si riempiano di infestanti. Come potete vedere alle mie spalle è già tutto troppo verde. Siamo venuti qua col vibrocoltivatore della DSV, che noi usiamo quello per sarchiare. Regoliamo i denti in base a come abbiamo seminato i ceci e poi glielo passiamo. Quindi action cam in testa e buona visione. Ok, con la speranza di aver messo bene la GoPro, adesso regoliamoci un po' il vibro, i denti del vibro. Ora questo lo cerchiamo di far stare il più dritto possibile. Okay. Quello lo lascio mollato perché se li stringo troppo tutti e due, quando lo vado ad abbassare non abbassa perché si chiudono i bracci. Arrivederci. Qua adesso il dente centrale rimarrà con me, i due laterali rimarranno così, sposteremo solo questo e questo, gli altri glieli ho già tolti da lì, li ho tolti quando ero a casa, li sposto un po' ai lati e dovrebbe andare bene. Ora proviamo. Sotto, questa sempre presente nel trattore. Dovrebbe andare. Non so se dalla GoPro lo vedete, ma lì c'è una pianta di ceci e l'altra fila è qui, quindi dovrebbe andare. Questo rimane al centro. Sì, dai. Ok, se vi state chiedendo perché le chiavi qua del click sono tutte diverse, è perché le perdo in continuazione e ho un sacco di set diversi e questa è l'unica cassetta che è rimasta intera, ed è per quello che è un po' un mix. Ci sono chiavi di un po' ogni marchio qui dentro, dalle originali della Vigor, ci sono chiavi Beta, Pastorino, quelle nere, gli inserti neri che avete visto, mi sembra che sono USAG, c'è un po' di tutto. Ok, ora vediamo se così va bene. Ritiriamo il cellulare, che sennò fresiamo anche questo. Abbiamo anche preso la cover antiurto. Vado un po' pianino perché mi è uscita storta quando ho seminato.
posso farlo scendere anche un po' di più questo. O no? No, no, lo lasciamo così, dai. Tanto è la prima salviatura. Che ovviamente facendo tutto a occhio non posso guardare sia dove vado che dove sto andando dietro, se possiamo dire così. Sarebbe bello avere la possibilità di guardare, cioè che il trattore guidasse da solo e io potessi guardare dietro come lavora in mezzo alle colture. La nostra intenzione, almeno per adesso, poi vediamo come vanno i piani aziendali, è quella di piano piano aumentare i terreni da dedicare alla coltura dei ceci e altre leguminose simili, perché come sapete abbiamo problemi di siccità, non ci basta l'acqua per fare tutte le ortive che vorremmo fare. L'alternativa è fare colture che hanno bisogno di poca, se non nulla, acqua, almeno nell'irrigazione. I ceci sono una di queste colture. Quindi sarebbe bello riuscire a meccanizzarsi meglio, quindi con una seminatrice da trattore, magari, visto che noi facciamo due file, le file di ceci le facciamo due per ogni passata di trattore, possiamo dire così, perché con le dimensioni del nostro trattore, delle ruote, della larghezza di lavoro, tra le ruote ci stanno solo due file di ceci. Quindi l'idea sarebbe magari quella di dotarsi di un'altra seminatrice della Bassi, collegarle al trattore, e sarebbe bello, oltre a fare questa operazione, quindi collegare un'altra seminatrice al trattore, sarebbe bello avere anche una guida satellitare, anche di quelle semplici. Abbiamo visto un video nel canale YouTube di The Italian Farmer dove prova una guida satellitare molto semplice, molto basic da quello che abbiamo visto, anche abbastanza economica, della FJ Dynamics. A oggi sta ancora facendo le prove e ne sta ancora parlando della guida satellitare, però dall'impressione che abbiamo avuto noi guardando i suoi video, oltretutto fatti benissimo, e ne approfittiamo anche per fargli i complimenti, la guida satellitare dell'FJ Dynamics ci sembra molto molto buona, e chissà, magari in un futuro potremmo anche pensare di comprarla e così lavorare meglio e anche soprattutto con più precisione e anche con più serenità, perché io adesso ho una paura di togliere tutto perché non posso guardare dietro. Ora per esempio qua dov'è la fila? Il problema è che seminando a mano bastano anche un po' di pietre, un po' il terreno spostato, che la seminatrice si sposta. Invece se è collegata al trattore non va da nessuna parte. Vedete, poi quando sono così strette, quando sbagliamo a seminare a mano, non posso andare veloce e non riesce a smuovere bene tutta la terra e quindi eliminare un po' di infestante. Però vediamo che ce la facciamo andare bene. Quando poi ho il sole in faccia non vedo niente e non so se sto andando nella direzione giusta.
guardate le bietole, i radicchi che si sono seminati da soli. C'è un po' di cicorione, c'è un po' di rucola. Bene, ci facciamo l'ultima fila e poi ci spostiamo là. Devo dire che sono un po' radi i ceci, ne sono nati veramente pochi, con la speranza che ci siano poi i ritardatari che usciranno ora, ma ho i miei dubbi. Mentre è arrivata anche la compagnia. Satellitare. Sei il satellitare. Non sei la FJ Dynamics, ma la FD Dynamics. Sono più carina. La Fabiola Dettori Dynamics. Tagliare l'erba qua, sta un po' crescendo troppo. Allora, ho messo il telefono là sopra a fare un hyperlapse. Così avete un po' più un'idea di come sto facendo il giro, anche se mi sembra abbastanza semplice. Fabiola mi sta urlando. Sono in discesa. Vado?
tornando al discorso di prima, per la guida satellitare, se siete interessati vi consiglio di andare a guardare il canale di The Italian Farmer. Fa delle spiegazioni molto belle, molto ben fatte, molto complete, senza usare chissà quali tecnicismi che possono confondere. È un canale che vi consigliamo, quello di Giuliano, soprattutto se siete interessati a canali non solo come il nostro, che parliamo di ortive e adesso anche di leguminose. Giuliano nella sua azienda si occupa più che altro di semi nativi, quindi va dal grano alla soia, al pisello proteico e altre cose del genere. È proprio un bel canale, molto completo, molto bravo a spiegare, vi fa vedere tutti i passaggi che fa nelle varie colture, le problematiche che incontra con una coltura e con l'altra. E quindi, che dire, se vi siete interessati all'agricoltura è un canale che non vi dovete perdere. Allora, gli aironi stanno arrivando. No, non te lo do un airone. Cosa te ne fai di un airone? Pure? Ma è un airone, non servono a niente le uova. Ma posso mettere sopra le pecore? Certo, non abbiamo neanche le pecore. Certo. Comunque, a che punto siamo? Alto mare. In questo pezzetto non siamo neanche a metà. Siamo più o meno a metà mattina, me ne accorgo perché ho già fame. Gli aironi non sembrano contenti di quello che stanno trovando. Due cose al volo. Perché mi vedete girare se e non sto alzando il vibrocoltivatore? Perché non so se si vede. Praticamente non sta entrando sottoterra. Vogliamo fare così alla prima sarchiatura. Man mano le faremo, a parte l'ultima, un po' più profonde. La prima gliela diamo sempre leggera perché le piante sono ancora piccole. Non hanno un apparato radicale chissà quanto formato. Guarda che carino. Poi l'ho trovato un lombrico. Basta. Dicevamo, non hanno le piante un apparato radicale chissà quanto sviluppato, quindi lo passiamo molto superficiale. Per intenderci, adesso sta scendendo 3 cm, non di più. È giusto per rompere la crosta superficiale che si è formata, eliminare queste erbacce piccole, superficiali, che stanno cominciando a crescere, soprattutto ora qua. Non so se dalla GoPro si vede, ma c'è parecchia gramigna in mezzo. Dopo mi fermo e ve la faccio vedere. Ne prendo un po' che ne abbiamo tolto, che stava già radicando troppo. E serve a quello. Smuovere il terreno, rompere la crosta superficiale, eliminare le infestanti. E dare così la possibilità ai ceci di crescere più tranquilli. Come avevo appena detto, vi abbiamo detto anche nel video della semina dei ceci, il problema più grande in questo terreno sono le infestanti e la gramigna. Rompe abbastanza le scatole, è praticamente impossibile da debellare. Ha una
se le condizioni idriche glielo consentono, la gramigna, questa tipologia, ha un apparato radicale che può anche raggiungere il 1,82 metri di profondità, quindi immaginate un po' come sarebbe debellarla. Conosciamo agricoltori, professionisti e non, quindi hobbisti, che hanno provato a debellare la gramigna anche con l'utilizzo del diserbante, ma non hanno risolto niente. All'inizio sembrava aver funzionato, l'ha bruciata un po' superficialmente, la stagione dopo era uguale a prima. Quindi ce la teniamo, cerchiamo di combatterla il più possibile così, con queste sarchiature meccaniche. Guarda che lombrico in bocca. E vediamo come va. Vedete che anche quando gira, anche quando giro, i denti non subiscono una forza laterale perché non entrano praticamente nulla nel terreno. E quindi non si rovinano. In tutti gli altri casi, con tutte le attrezzature che si montano sul trattore, non bisogna mai fare manovre o sterzare o fare curve molto strette con gli attrezzi abbassati, perché sforzano lateralmente, si rompono gli attrezzi e si rovinano anche i bracci del terzo punto. Ok, questo è il risultato. Come dicevamo prima con Fabiola, il vibrocoltivatore è una di quelle attrezzature per cui non faremmo mai a meno. Se ci dovessero mettere a scegliere e ci dicessero avete quattro attrezzature da tenere, gli altri ve le dovete liberare, il vibro sarebbe una di quelle che terremo sicuramente. Questo in pratica è il lavoro che fa il vibro passandolo in mezzo. Ovviamente non tocchiamo i ceci, ma le altre infestanti le andiamo qui a sradicare e togliere. Ovviamente qualcuna si salva, però non fa niente. Vedete anche queste. Ora vi faccio vedere la gramigna. La gramigna. Questa è una graminaccia infestante, ovviamente. Se vedete, tutte le parti più chiare sono quelle nuove, sono quelle più nuove. Noi ovviamente abbiamo arato, abbiamo tolto l'erba, prima di farlo abbiamo trinciato proprio per eliminare un po' della parte superficiale dell'erba in modo che l'aratro riuscisse a lavorare meglio. Vedete come lo smuove il vibrocoltivatore. Però se questa poi non la andiamo comunque a eliminare, ricresce comunque. Vedete anche qua. Ovviamente facendo questo lavoro col vibrocoltivatore sulla gramigna non l'andiamo a eliminare del tutto, però come si vede la toglie da terra e ne rallenta lo sviluppo, e questo ci permette di dare più tempo ai nostri ceci per crescere meglio, perché non vengono soffocati sin da subito dagli infestanti, ma ci mettono più tempo. Ora, come abbiamo detto prima, questa è una delle tre, anche quattro sarchiature che faremo ai ceci durante il loro sviluppo. Ovviamente anche per le prossime sarchiature vi renderemo partecipi e vi porteremo con noi in campo, con video diversi da quello di oggi. Cerchiamo anche di strutturarle in modo diverso. E così da farvi vedere come lavoriamo noi con i ceci e i risultati che poi avremo durante la trebbiatura. Se mi devo fare la barba troppo lunga, ragazzi, il video finisce qua, visto che è presto, sono le 11,
e abbiamo il vibro attaccato, andiamo nell'altro terreno. Noi però ci vediamo un'altra volta, oggi il video finisce qua. Ciao, e fateci sapere nei commenti come togliete le erbacce voi dai vostri terreni, se usate un vibro coltivatore, un sarchiatore apposito o con la zappa. Andiamo. Questa è mia. Questo